Il Cagliari perde la sua prima e forse irripetibile occasione per diminuire l'handicap. La perde nella maniera più rocambolesca contro una squadra che più avanti crescerà, mentre ora era più giusto che perdesse. Infatti, i rossoblù hanno dominato l'Arezzo nei primi 45 minuti dall'alto di un gioco più schematizzato e con triangolazioni certamente più producenti. Non hanno giocato con la velocità di altre prestazioni, ma si sono adeguati ai ritmi blandi degli avversari. L'apocalisse è tutta nella ripresa. Montesano, sempre succube dell'arcigna marcatura di Minoia, ha trovato al 36esimo la sua vera occasione, quando servito da Maritozzi con un tocco di Fino si è liberato di una marcatura raddoppiata e con vera spavalderia ha battuto il portiere aretino. Mancavano 9 minuti al termine e per Giagnoni pareva impossibile perdere e forse anche pareggiare, ma non aveva fatto i conti con il signor Dal Forno, che come un esperto pugile ha sferrato un preciso 1-2 che ha messo KO il Cagliari, indubbiamente agevolato dalla incredibile ingenuità dei rossoblù, che con quel vantaggio avrebbero potuto esibirsi a spedire la palla in tribuna anziché giocare ancora al calcio. Una sciocca ingenuità di Bernardini ed un intervento atletico di Marchi al 38esimo, appena 2 minuti dopo il vantaggio, pone in difficoltà il signor Dal Forno. È Ugo Lotti che cade, assorbendo tutto il gesso del limite dell'area cagliaritana. L'esordiente Dal Forno si ferma e chiede da lontano lumi al guardaline Scancarello. Rigore quindi, ma a De Stefanis non riesce di superare il solito imprevedibile Sorrentino, che respinge e poi manda in angolo sul tiro della corrente di Mauro. Ancora una volta Giagnoni esulta, ma per poco, perché appena 1 minuto e mezzo più tardi De Stefani si sfugge a Bernardini e riesce a farsi perdonare dal suo pubblico sfruttando un prezioso pallone offertogli dal diligente di Mauro, battendo Sorrentino assolutamente incolpevole. A questo punto al Cagliari, ma anche all'Arezzo, sta bene e comodo anche il pareggio, malgrado il primo tempo di stretta marca rossoblù, ma non così la pensano prima Valentini e Maritozzi e poi il solito esordiente Dal Forno di Ivrea. Siamo al 42esimo della ripresa, un'azione condotta da Pagliari, in campo da 20 minuti al posto di Mangoni, induce Maritozzi a raddoppiare con Valentini la marcatura e proprio sul fondo Pagliari fa il suo numero, tuffandosi appena dentro l'area. Per l'esordiente Dal Forno è ancora a rigore e mancano meno di 3 minuti al termine. Questa volta è incaricato Muraro, che non perdona Sorrentino, completando una rocambolesca partita che penalizza ancora di più il Cagliari e questa volta dal punto di vista strettamente psicologico. Infatti sul piano del gioco i rossoblù non meritano appunti di alcun genere perché il collettivo è stato protagonista di un bel calcio, schemi opportunamente aggressivi così come si impone l'handicap in classifica, con un'eccellente disposizione in campo tanto da far pensare ad una vittoria non difficile. Così come vanno elogiati sul piano del gioco, vanno però ripresi su quello comportamentale. Intanto Bergamaschi si è notato solo a sprazzi, forse condizionato dai disturbi muscolari che hanno messo in forse la sua presenza alla vigilia. Valentini e Piras al di sotto delle loro prestazioni precedenti, quindi l'ingenuità di tutti, poiché al di là di un Dal Forno tanto esordiente quanto insulso in alcune sue valutazioni, e specialmente per certe ammonizioni, non è accettabile che in 7 minuti, o forse meglio 5, perché Sorrentino ha parato il rigore all'85esimo, si possa buttare via alle ortiche una vittoria così importante. Resta il rammarico che i 2 punti incamerati subito potevano dimezzare l'handicap, ma resta anche il conforto che è un Cagliari capace di andare oltre le previsioni. È giusto però ricordare la condizio sine qua non. Urgono rinforzi e non esageriamo se affermiamo che la società non sembra sentire il grido di dolore che Giagnoni lancia in modo sempre più discreto e che noi non facciamo altro che ripetere in continuazione. Abbiamo alcune riserve sull'efficienza di questa società e sul suo peso nei confronti di chi conta. Basti pensare che al mini sorteggio, nella designazione arbitrale, alla Lazio erano stati assegnati 2 arbitri internazionali, mentre al Cagliari sono stati riservati soltanto 2 esordienti. Hai visto mai che a Palazzo sappiano già quale indirizzo porta al 21 giugno?